Prima strofa per i miei pensieri in rapida successione, prima che il mio Ragnarok finisca in una brutta collisione. Criofili logici sono da burattinaio con balle di vendetta. Spero che Arianna non mi tradisca sul più bello, aspetta. Giustino, tu non piaci manco io a te, che facciamo? Chiama Edward, forse ora che il passato lo tagliamo. Sputo sentenze, avete in posizione per un buco incomuto. Io non ci sto, wake up, però questo non è il tributo. Richiamo da giungla d'asfalto e che se ne sbatte. Che fai? Chi sei? Sei un altro che combatte, no? Non chiedere a me perché sapessi già la risposta. Quattro dischi dell'anonimato, nessuna proposta. Mi godi beat in repeat, un'altra botta di vita. Non ho iniziato per moda, scusate, la coscienza pulita. Yes! Dal giorno zero con la spada tratta, sconfiggo l'impurità mutante sulla traccia Genixon, viene a tiro sulle mani, dammi forza con il rap. La luce vincerà, credi me, N e M. Dal giorno zero con la spada tratta, sconfiggo l'impurità mutante sulla traccia Genixon, viene a tiro sulle mani, dammi forza con il rap. La luce vincerà, credi me, N e M. Seconda strofa. Oh l'amico, come sta? Sei così infarcito di rime che ti ingrasso, vai da usare ad anni. Prendo il mio spazio e lasciami due secondi. Scherzo che si inizia a spiegare, faccio collidere due mondi. Ho rap da 5 da tue terre, non mi fermo più. Mi trovi con reminiscenze di una vita, non mi ha super giù. Non chiedermi come sto, sono confuso e non ho ricordi. Ma appena apro bocca ne creo di nuovi, ti ricordi? Mi ricordo anche oggi, mi sono stoppiato. Quanti eco di me stessi, non mi ricordo se sono nato. Non è la vita che ho sognato, ci sono capitato. Ma lavoro per arrivare a quello che ho sperato. Devastato, ogni giorno miglioro attraverso un'odissia per sentirmi migliore. Torno a casa con il bello d'oro. Dal giorno zero con la spada tratta, sconfiggo l'impurità mutante sulla traccia Genixon, viene a tiro sulle mani, dammi forza con il rap. La luce vincerà, credi me, N e M. Dal giorno zero con la spada tratta, sconfiggo l'impurità mutante sulla traccia Genixon, viene a tiro sulle mani, dammi forza con il rap. La luce vincerà, credi me, N e M. Tiro sulle mani, credi me, N e M. Tiro sulle mani, N e M. Prima strofa per i miei pensieri in rapida successione, prima che il mio Ragnarok finisca in una brutta collisione. Criofili logici sono da burattinaio con balle di vendetta. Spero che Arianna non mi tradisca sul più bello, aspetta. Giustino, tu non piaci manco io a te, che facciamo? Chiama Edward, forse ora che il passato lo tagliamo. Sputo sentenze, avete in posizione per un buco incomuto. Io non ci sto, wake up, però questo non è il tributo. Richiamo da giungla d'asfalto e che se ne sbatte. Che fai? Chi sei? Sei un altro che combatte, no? Non chiedere a me perché sapessi già la risposta. Quattro dischi dell'anonimato, nessuna proposta. Mi godi beat in repeat, un'altra botta di vita. Non ho iniziato per moda, scusate, la coscienza pulita. Yes! Dal giorno zero con la spada tratta, sconfiggo l'impurità mutante sulla traccia Genixon, viene a tiro sulle mani, dammi forza con il rap. La luce vincerà, credi me, N e M. Dal giorno zero con la spada tratta, sconfiggo l'impurità mutante sulla traccia Genixon, viene a tiro sulle mani, dammi forza con il rap. La luce vincerà, credi me, N e M. Seconda strofa. Oh l'amico, come sta? Sei così infarcito di rime che ti ingrasso, vai da usare ad anni. Prendo il mio spazio e lasciami. Siamo. Ciao Luca, ciao, come stai? Dov'è qua? Ma va, come va? Oggi facciamo le cose particolari. Giustamente, se non mi faccio vedere un casino. Allora, questa live oggi ovviamente in nuovo talk, quindi potete chiedermi tranquillamente tutto quello che volete. Mi raccomando, hashtag NMTalk, il vostro amichevole NM di quartiere. Prima parte, mixaggio. Cosa vuol dire? Che appunto faremo un mixaggio di un brano di miei.
lo mixeremo da inizio alla fine e poi parleremo di manga, quindi saremo poi penso anche in compagnia di Iris che dovrebbe arrivare e quindi parliamo un po' di tutto. Arrivo subito, vado in bagno, ci sono. Allora, innanzitutto a ringraziare Valkyria, che è una nuova componente dello Space Variety, quindi mi raccomando andate a followare, grazie ancora del follow. Poi cattura schermo, lo attiviamo. E ok, perfetto, così potete vedere, fammi vedere l'audio a posto, sì, a posto. E niente, mixiamo, e ovviamente voi potete chiedermi quello che volete. Quindi come va? Allora, fammi vedere un attimo due robe, mi sono messo già nel canale streaming, così per quando arriva Iris. Allora, come state i miei nemeriani, eh? Che si dice? Allora, oggi dovevo mixare, l'avevo preparato, dov'è? Allora, questo PC, disco locale, qua. Ok. Andiamo ad aprire. Caricato. Sentite altissimo. Possiamo. Mi sveglio presto. Ok. Adesso però è già quello fatto. Non c'è la componente aperta. Ah, non c'ho il modo di recuperare le voci. Questa cos'è? Lo spiazzo verso la strana che mi orienta alla... Questa qui. Posso. Allora fai così. Trasferisci. No. Dov'è? Ok. Mi sveglio presto, pronto. Ok. Iniziamo ad assegnare dal 2 in poi, perché il primo ovviamente è la strumentale. Channel. Beh, rename. Strofa. Dobbiamo già subito dare due accorgimenti perché tutto. Mi sveglio presto, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Va bene. Allora. Strofa. Così. Ah. E vabbè, tanto lo mutiamo. Aspetta, fammi vedere però se è giusta. Pronto per andare. Okay. Magari prendo un altro pezzo a caso. Doppie due. Deve esserci il bridge. Tieni, mi ha trasferito tutto quello che riguarda il pezzo. Ok, voi vedete tutto tecnicamente. Perfetto, legge doppia, ta. Strumentale, qual era questa? Ok, l'ho zeccata al volo.
Trasferisci. Perfetto. Ovviamente il bando è la prima. Segniamo le tracce. Aspetta che aumento un po' il filtro. No, mi sono sentito macello. Ok, così non mi svola. Ok, quindi strumentare. Lo teniamo sotto, quindi possiamo trasferire già le alloranze. Il non, per l'amor di Dio, mettiamolo. Infatti potenzia perché è troppo basso. Mi sveglio presto, pronto per lavorare. Okay. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino, piade che gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano. Sto a tagliare. Gli faccio un cenno. Mi sveglio presto. Ok. Andiamo ancora qui. Ok. Allora. Aspetta, ridammi il... Ah sì. Ok, ridammi il parametric. Mi sveglio presto, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino, piade che gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano con imbarazzo. Gli faccio un cenno col capo e mi avvio per lo spiazzo. Verso la strada che mi orienta all'allevamento. Il pascolo mi attende per essere portato fuori. Soffia del vento il mio spolverino. Si gonfia sulla mia schiena. Mattino, presto la città dorme ma io mi guadagno. La cena, la cotta pesa sulla cintura, non uso la sicura, ma non essa sparo a pista che tocca il mio pascolo, qui la vita è d'ora. Perfetto, ma non se lo faccio. Track 2. Mettiamo una delle due, andiamo ad assegnarle. Facciamo così. Bridge lo mettiamo a 4. Bridge dopo lo mettiamo a 5. Allora iniziamo qua a matchare. Ok, così penso sia ancora più preciso. Sveglio presto, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Ok. Bene, bene. Ci credo, bravo. No, aspetta un attimo, dovrebbe essere sulla... Questa è la cassa. Devo spostarlo. One two step. Mi sveglio presto, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino, piade che gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano con imbarazzo. Gli faccio un cenno col capo e mi avvio per lo spiazzo. Verso la strada che mi orienta all'allevamento. Il pascolo mi attende per essere portato fuori. Soffia del vento il mio spolverino. Si gonfia sulla mia schiena. Perfetto. Macchino, presti la città. Perfetto, abbiamo già matchata velocemente. Siamo qua invece a fare solo un lavoro di cut per evitare appunto gli alti e i bassi troppo potenti. Ok. Pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare.
Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino piano e gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano con imbarazzo. Gli faccio un cenno col capo e mi avvio per lo spiazzo verso la strada che mi orienta all'allevamento. Il pascolo mi attende per essere portato fuori. Soffia del vento il mio spolverino si gonfia sulla mia schiena. Mattino presto la città dorme, ma io mi guadagno la cena. La colta pesa sulla cintura, non uso la sicura, ma non resta sparo a pista. Chi tocca il mio pascolo, qui la vita è dura. Ok, entrare dentro quel range di audio. Le altre doppie ovviamente sono lo stesso lavoro di prima, quindi non fare così. Ovviamente tagliamo finché non ha meno parte la prima. Mi sveglio presto, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino piano e gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano con imbarazzo. Gli faccio un cenno col capo e mi avvio per lo spiazzo verso la strada che mi orienta all'allevamento. Il pascolo mi attende per essere portato fuori. Soffia il vento, il mio spolverino si gonfia sulla mia schiena. Mattino presto la città dorme, ma io mi guadagno la cena. La colta pesa sulla cintura, non uso la sicura, ma non resta sparo a pista. Chi tocca il mio pascolo, qui la vita è dura. Ok, la sentiamo tutta a sto punto. Qua come il cut, eliminiamo. A volte viaggio e mi conosco di molti stati, tanto che quando arrivo in città è subito i cibi. Non ricordo tutti i nomi, spero di averli ripagati quando li ho aiutati come il povero Tibi. In quattro ci preso la sprovvista sulla via di casa, non me ne accorsi e vidi la terra di un mio amico invasa. Da quattro criminali uno mi puntò a un cesso di vuoto. Erano bendati in cattiviti, non erano lì per il raccolto, per il bestiame. Volevano quello che avevamo addosso. Quello avanti ha messo chiuso gli occhi, era un tipo grosso. Si fece mi afferrò la catenina d'oro che era sul petto. Non glielo permisi, tirai fuori la coda e feci fuoco di getto. Cadde morta lì dietro, gli altri provavano a vendicarlo, ma non ci riuscirono e scapparono di corsa via lontano. Ok, bridge. Corsa via lontano. Ricordo il sorriso di mia moglie. Ricordo il sorriso di mia moglie e le risate di mio figlio. Ricordo quando gli chiesi di sposare, ma non. Ricordo il sorriso di mia moglie e le risate di. E le risate di. Ok. Coppia. Ok, 1-2. Un'unità di misura che usiamo. Togliamo questo. Andiamo a togliere anche questa parte. Andiamo a riscoltare tutto. Okay. Tanti ascolti aiuta a migliorare. Ok, potenziamo i normal lights. Sveglio presto, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino piano e gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano con imbarazzo. Gli faccio un cenno col capo e mi avvio per lo spiazzo verso la strada che mi orienta all'allevamento. Ok, qui c'è come dargli l'effetto al bridge. Fuori soffia del vento il mio spolverino si gonfia sulla mia schiena. Mattino presto la città dorme, ma io mi guadagno la cena. La colta pesa sulla cintura, non uso la sicura, ma non resta sparo a pista. Chi tocca il mio pascolo, qui la vita è dura. Ba, ba, ba.
volta in viaggio e mi conoscono in molti stati. Tanto che quando arrivo in città è subito i cibi. Non ricordo tutti i nomi, spero di averli ripagati. Quando li ho aiutati, come il povero Tibi, in quattro ci preso la sprovvista sulla via di casa. Non me ne accorsi e vidi la terra di un mio amico invaso. Da quattro criminali uno mi puntò a un cesso e morto. Ero una A volte viaggio e mi conoscono in molti stati. Tanto che quando arrivo in città è subito i cibi. Non ricordo tutti i nomi, spero di averli aiutati. Quando li ho aiutati, come il popolo. Bisogna di in quattro altro channel. Sulla via di casa. Non me ne devo mettere di un altro channel apposta. In vaso, da quattro criminali, uno mi puntò un cesso in vuoto. Erano bendati e incattiviti, non ero lì per il raccolto. Per il bestiame, volevano quello che avevamo addosso. Quello avanti ha messo chiuso gli occhi. Ciao Luca! Come va Luca, come stai? Ti avevo salutato prima, ma mi sa che sei scomparso. Forse la connessione ti fa le bizze. Ma sono comunque contento di riaverti qua. Come stai? Così stiamo facendo una cosa particolare. Si mixano i miei pezzi, pezzi del vostro amichevole NM di quartiere. E dopo parliamo di manga, parliamo delle ultime letture e... probabilmente ci dovrebbe essere anche Aires, quindi poi chiacchieriamo, eh. Allora, fammi vedere due robe. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino piano perché i genitori mi mettono a essere fari. Loro quindi e mi salutano. Questa arriva a meno 9. Il capo e mi avvio per lo spiazzo verso anche l'altra deve arrivare a meno 9. Tutto bene, tutto bene. Ciao Max, come va? Non capite all'oranza voi. Mattino presto la città dorme, ma io mi guadagno la cena. La cotta pesa sulla cintura, non uso la sicura. Ma non è sta sparo a pista, chi tocca il mio pascolo, quella vita è dura. E che va bene, posso un attimo vedere una roba. Cavallo pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino piano e gentilmente come stanno. Ok, l'audio va bene. Adesso l'audio di entrambe vanno bene. Oh, bene, bene, Marx. Almeno ti puoi riposare e guardare il tuo NEM. Eh? Ok. Volevo quello che avevamo addosso. Quella avanti ha messo chiuso gli occhi. Ero tipo grosso. Si fece l'esse e mi afferrò la catenina d'oro che vedeva sul petto. Non glielo permisi. Tirai fuori la cotta e feci fuoco di getto. Cadde morta lì dietro. Gli altri provavano a vendicarlo, ma non ci riuscirono e scapparono di corsa via lontano. Ok. Bridge, dobbiamo dargli un effetto. Perché così è normale. Il sorriso di mia moglie e le risate di mio figlio. Ricordo quando gli chiesi di sposarmi il Giglio. Intrecciato con la sua chioma dorata. Ma anni dopo la malattia in lei si è insidiata. Si è insidiata. Non si riprese più da quel giorno. Anni dopo morì anche lui per gli zoccoli di un bisonte. Seppelliti uno accanto all'altro in sonno. Li rivedo come fossero vivi ogni notte. Ok, andiamo a dargli qualcosa di particolare. Ovviamente facciamo i cut che evitano le frequenze basse, le frequenze fastidiose. Quindi bridge doppie. Anche qui andiamo a dare. Bravissimo, bravo Salah che ha fatto due gol, bravissimo. Ok, cosa ci inventiamo? Autotune. Vediamo se ci dà qualche idea. Purtroppo è randomize, devo fare, perché non c'è un setting base. E mi sta sul cazzo il programma. Il plugin mi dà veramente fastidio. E lo proviamo. Adesso mi invento qualcosa, eh. Ovviamente potete chiedermi quello che volete. Comunque hashtag NameTalk per voi. Il sorriso di mia moglie e le risate di mio figlio. Ricordo quando gli chiesi di sposarmi il Giglio. Intrecciato con la sua chioma dorata. Ma ne... con la malattia in lei si è insidiata. Si è insidiata. Non si riprese più da quel giorno. Anni dopo morì anche lui per gli zoccoli di un bisonte. Li ho seppelliti uno accanto all'altro in sonno. Li rivedo come fossero vivi ogni notte. Ok, è caruccio. Però dobbiamo vedere come la principale. La voice line principale. Allora, cosa avevamo di interessante? Cosa avevamo di interessante? Il choir a sto punto. Molto banale. Cosa sul... cosa? No, no, no. Aspetta, aspetta, allora. Fammi vedere. No, il flanger e il flangus no, che sono elettronici. No, no. Mute no. Parametric no. Non c'era quello...
Come si chiama? Non mi ricordo. Questo qui. Forse. Ricordo quando gli chiesi di sposarmi il Giglio e tracciato la sua chioma dorata. Ma ne dopo la malattia, lei si è insidiata. Si viaggiò, non si riprese più da quel giorno. Anni dopo morì anche lui per gli zoccoli di un bisonte. Li ho seppelliti uno accanto all'altro in sonno. Li rivedo come fossero vivi ogni notte. Che ne dite? Piace? Esatto, mio figlio. Ricordo quando gli chiesi di sposarmi il Giglio, intrecciato nella sua chioma dorata. Ma dopo la malattia e lei si è insidiata, si è insidiata, non si riprese più da quel giorno. Anni dopo morì anche lui per gli zoccoli di un bisonte. Li ho seppelliti uno accanto all'altro in sonno. Li rivedo come fossero vivi ogni notte. Ehi. Non è male. Mi farei un ascolto complessivo per vedere dall'inizio alla fine se si intona. Ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, ragazzi. Dopo si parla un po' di manga. E se avete domande, mi raccomando. Il prossimo, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino piano e gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano con imbarazzo. Li faccio un cenno col capo e mi avvio per lo spiazzo. Verso la strada che mi orienta l'allevamento. Il pascolo mi attende per essere portato fuori. Soffia del vento il mio spolverino. Si gonfia sulla mia schiena. Mattino presto la città dorme, ma io mi guadagno la cena. La colta pesa sulla cintura, non uso la sicura. Ma non resta sparo a pista, chi tocca il mio pascolo, qui la vita è dura. Buona, buona, buona. Buono, buono. Papà. Ok. No, cosa fa? A volte viaggio e mi conosco di molti stati. Tanto che quando arrivo in città è subito gli egipi. Non ricordo tutti i nomi, spero di averli ripagati. Quando li ho aiutati, come il povero Tibi. In quattro ci preso la sprovvista sulla via di casa. Non me ne accorse, vidi la terra di un mio amico in base. Da quattro criminali uno mi puntò un cesso in volto. Erano bendati e incattiviti, non ero lì per il raccolto. Per il bestiame, volevano quello che avevamo addosso. Quell'avanti ha messo chiuso gli occhi, ero tipo grosso. Si fece l'esse e mi afferrò la catenina d'oro che veniva sul petto. Non glielo permisi, tirai fuori la cotta e feci fuoco di getto. Cadde morta lì indietro, gli altri provavano a vendicarlo. Ma non ci riuscirono e scapparono di corsa via lontano. Andiamo a serrare tutto per rendere i suoni colorosi, calorosi. Ok. Oh. Ricordo il sorriso di mia moglie e le risate di mio figlio. Ricordo quando gli chiesi di sposarmi il Giglio, intrecciato nella sua chioma dorata. Ma anni dopo la malattia e lei si è insidiata. Si è insidiata, non si riprese più da quel giorno. Anni dopo morì anche lui per gli zoccoli di un bisonte. Li ho seppelliti uno accanto all'altro in sonno. Li rivedo come fossero vivi ogni notte. Buono. Buono, buono. Possono tagliare due robe. Così. Non mi dà fastidio sto clip audio. Ricordo il sorriso di mia moglie e le risate di mio figlio. Ricordo quando gli chiesi di sposarmi il Giglio, intrecciato nella sua chioma dorata. Ma anni dopo la malattia e lei si è insidiata. Si è insidiata, non si riprese più da quel giorno. Anni dopo morì anche lui per gli zoccoli di un bisonte. Li ho seppelliti uno accanto all'altro in sonno. Li rivedo come fossero vivi ogni notte. Questo è come in appena mezz'ora potete mixare un pezzo.
comunque ascoltabile. Ovviamente non è una qualità della Madonna, perché il microfono è quello che è. Però a livello di toccare roba, sì. Facciamo una roba di suo tipo, per evitare le sbalzi. E il limiter. Mi sveglio presto, pronto per lavorare. Salgo in groppa al mio cavallo, pronto per andare. Due donzelle sono già per strada e mi chiedo dove vanno. Mi avvicino piano e gentilmente come stanno. Loro sorridono e mi salutano con imbarazzo. Gli faccio un cenno col capo e mi avvio per lo spiazzo, verso la strada che mi orienta all'allevamento. Il pascolo mi attende per essere portato fuori. Soffia del vento, il mio spolverino si gonfia sulla mia schiena. Mattino presto la città dorme, ma io mi guadagno la cena. La cotta pesa sulla cintura, non uso la sicura, ma non è sta spara a pista che tocca il mio pascolo. Qui la vita è dura. A volte viaggio e mi conoscono in molti stati, tanto che quando arrivo in città è subito i cibi. Non ricordo tutti i nomi, spero di averli ripagati, quando li ho aiutati come il povero Tibi. In quattro ci preso la sprovvista sulla via di casa, non me ne accorsi e vidi la terra di un mio amico invasa. Da quattro criminali uno mi puntò un Winchester in volto. Erano bendati e incattiviti, non ero lì per il raccolto, per il bestiame volevano quello che avevamo addosso. Quello avanti ha messo chiuso gli occhi, ero un tipo grosso. Si fece l'esse e mi afferrò la catenina d'oro che veniva sul petto. Non glielo permisi, tirai fuori la cotta e feci fuoco di getto. Cadde morta lì dietro, gli altri provavano a vendicarlo, ma non ci riuscirono e scapparono di corsa via lontano. Buono, buono. Cioè, c'è. Loro? Che ne dite? C'è qualcuno? Ricordo il sorriso di mia moglie e le risate di mio figlio. Risate di mio figlio. Ricordo quando gli chiesi di sposarmi il Giglio. Interciato nella sua chioma dorata. Ma ne dopo la malattia e lei si è insidiata. Si è insidiata, non si riprese più da quel giorno. Anni dopo morì anche lui per gli zoccoli di un bisonte. Ne ho seppelliti uno accanto all'altro in sonno. Li rivedo come fossero vivi ogni notte. Vivi ogni notte. Fossero vivi ogni notte. Fatto. Abbiamo mixato un pezzo in live. Diamo titolo e la salviamo. Altro primo possibile per i sub, ovviamente. Lo schermo intero. Ok. Ovviamente qualcuno ha ascoltato il pezzo, se mi vuole dire, dare un parere, ben volentieri. Fatto blip. L'ho salvato, fatto blip. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come è andata? Come al solito. Va bene. Poi ti spiegherò. Va bene. E Fabi. Allora come procede? Niente, ho finito la prima parte, ho finito di mixare il pezzo. Yeah. Non c'è nessuno che mi dà pareri, perché penso non ci sia nessuno che ascolti. Peccato. Vabbè. No, aspetta, sto facendo casino. Ok, ce l'ho fatta.
tentato di fare qualcos'altro, non lo so. Che cosa? Non saprei. Di fare cose. O no? Non lo so. Ti ho perso un pochino. Dica. Ah no, pensavo avessi dato qualcos'altro. No, no, sono fermo. Immobile. Mm-hmm. Fino all'ultimo istante. Boh. Ma comunque per fortuna, cioè, diciamo che è tutto bene. Meno male. Diciamo che il peggio è passato, molte virgolette. Vabbè, a questo punto mi sa che è meglio tenere sottofondo qualcosa, quindi boh, cazzeso su verso. Va bene. Viva le carte! Sperando se qualcuno ha voglia di parlare. Sono un po' difficile. Noi attendiamo. Popolo chiacchierate. Sai che cosa? Nel mentre stavo andando... ho cominciato a leggere 5 cm al secondo. È bello. È molto bello. È molto bello, sì. È disegnato anche bene. Sì, sono... è uno di quei disegni, cioè, belli, non dico realistici, ma... però belli. Mi piace. Sì, sì, è molto bello. No, di questo non ne ho... spoiler. No, non spoileriamo. Andiamo con i Murloc. Non che fai con i Murloc? Ho visto che c'è un nuovo deck qui, Murloc, vediamo se work. Murloc. Murloc sono proprio... belli. Sì, anche a me piace un sacco. Però non l'ho ancora finito. Cioè, mi manca... cioè, sono al quarto capitolo. Non so se tu lo ricordi. Adesso ricordarmi capitolo per capitolo è un po' difficile, ricordo complessivamente il tutto. E dell'isola. Vabbè, poi comunque quando finisce ne parliamo. Esatto. Adesso ti seguo su Hearthstone perché ti sto guardando. Ma dai. Ti sento privato nell'intimo. Sì. Iniziamo benissimo. Aspetta che vedo piccolo per... oh, meglio. Io comunque la playlist sotto la metto. Non so se ritrovo quella dell'altra volta. Ma adesso mi dai quello. Va bene. Mettiamo sotto la playlist jazz. Yeah! Mi piace la musica jazz. Musica jazz. Jazz. Io voglio andare a... come si chiama? A New Orleans per ascoltare la musica jazz. Dove devi andare tu? A New Orleans. Ah, ok. Non avevo capito. È bello New Orleans. Sì. Così. Quando che tra da quello. E niente, possiamo chiacchierare del più del meno. E infatti... e del diviso, dai. No. Io voglio la frazione. E adesso. Chiedi troppo. Sì. E anche l'equazione, se ti interessa. Certo, scusi. Bisogna dire le cose come stanno. Eh beh sì. Vedi comunque poi cosa hai letto. Stavi leggendo quello e poi? Allora, ho letto quello lì. Poi ho... il prossimo punto che voglio leggere, bla bla. Non so se... sono un po' indeciso, sai. Non so se leggere, vabbè, l'attacco dei giganti. Per provare a vedere com'è. Mm-hmm. O se no, perché devo ancora finirlo, Touch. Ma Touch perché mi salva bene. Lui crede di morire e di vedere la Madonna. Invece dice, allora la Madonna! Sì, per forza. Grazie, Marx, del comando, comunque. Cosa? No, Marx ha fatto il comando Madonna e c'è Puzzetto che lo fa. Mi raccomando, ragazzi, se volete chiacchierare di manga e tutto, noi siamo qui. Volevamo partire a parlare delle ultime cose che avevamo letto, solo che aspettiamo un vostro incipit, dato che... nella prima parte della live ho mixato un pezzo, sperando che vi piaccia, comunque sarà un altro primo di sub possibile.
Quindi niente, sono un po', siamo un po' più apposta per chiacchierare con voi. Dato che c'è anche Aires, giustamente. Esatto. Adesso in realtà dovrei mettere il martello per mettere... Ci sta, vabbè, ci sta sempre Pozzetto. In teoria adesso una cosa buona è o Tarim, in modo da tradarmi per oltre 3. O se no facciamo così, mettiamo board. Ovviamente la musica alta, ditemelo. Ma dai, ma che palle. Io mi sono fermato a One Piece. One Piece a me piace tanto. No, vabbè, a parte che è bello One Piece, sia One Piece anche è bello. L'anime è bello. Ho preso di recente il primo numero in versione silver, come ho fatto vedere anche l'altra volta. È molto, molto bello il manga barra anime di One Piece, a noi piace. Qui comunque... Soprattutto la prima sigla. Sì. È rimasta nel cuore. Sempre bello. Beh, la mia saga preferita di One Piece, per entrare giusto nell'ambito e darvi adito di parlare, è... Vediamo se te la ricordi tu. L'isola del cielo. No. Sì. No, come sì, se lo dico no. Anche quella. Sì, è la seconda, quella è la seconda. Però la prima. Dai. Qual è la prima secondo te? Per te non avevi detto quello. Ma no, la prima è quella di Water 7 and his lobby. È quella, sì, la vero, Water 7. Water 7 perché la costruzione della città è la mia preferita. Mi piace un botto la storia di Frankie. E il fatto che si scopre un botto di Nico Robin e del governo. Lì c'è proprio lo stack della battaglia tra il governo e la ciurma dei pirati di protagonista. Però è quella che ti dà motivo di presenza del governo. Cioè, più vendevo lo teniamo, sì, perché possiamo usare tutte le carte. Solo Silver, Marx, la Gold non gli è mai arrivata la versione Gold. E pensa che ormai è da... In verità è arrivata la Gold, solo che tipo è arrivata una copia su 20. Sì, cioè non la rimandano mai perché non c'è gente che comunque lo richiede e non gli serve. Però magari se glielo chiedo me la mandano anche. Che palle! Tu non sei ancora arrivato a Brook, vero? Sta stronza. No, a Brook ancora non ci sono arrivato. Non so se mi conviene usare il pazzaroccio per... Guarda lì sta puttana che mi ha tolto il Murloc. Ma guarda te. Fanno così e glielo togliamo. Brook è veramente un bel personaggio. Adesso ovviamente gli diamo Mortal Coil fattibile. Sì. No, non ce l'ha. No, ce l'ha? Non ce l'ha. Non ha Mortal Coil, attenzione, miracolo. Miracolo, miracolo, miracolo. Allora ribaffiamo di vita l'invocamare e andiamo faccia. Forza mi Murloc. Dobbiamo riconquistare. Dobbiamo riconquistare il rank. Sì, Marx, ovviamente. Qual è la tua saga preferita di One Piece? Aia. Questo non lo volevo. Sofferto un po'. Adesso qua mi serve l'idrologa per il secret. Questo qui. Ma in realtà volendo potrei mettere le reclute. Però non lo so. No, adesso mi sa che è troppo presto. No, vabbè, le tengo in mano. Qual è comunque la saga che ti è piaciuta di più, Marx? Lasciando stare che magari sei uno che non segue anime e manga, insomma. Un parere spassionato. Siamo curiosi. Siamo curiosi, sì. In generale noi chiediamo a prescindere. Ecco, qui in realtà non sarebbe male lui, il Megasauro. Ecco. Ma dai, c'è bisogno? Perché mi è caduta una forcina, ok. Mi sono tirata tipo una manata mostruosa sullo stomaco. Donna, troppo. Qua 10... Tra poco ti raggiungo, mi stai raggiungendo nel rank, Marx. Va bene. Mortal Coil su se stesso. Una minaccia. Sì, ma tanto lo sa che non ranko granché perché non mi interessa. No, non mi dica che mette il Void Lord, porca troia. Ultimo non... Chi che mette? Il Void Lord. No, non ce l'ha, ma allora è stupido. C'è la che, ma non c'aveva demoni nel mazzo. Io qua devo mettere Silverhand per forza, mi serve Gordo. Che voglio prendere l'arma col tagliolino e vincere. Marx, comunque, cosa ti è piaciuto di One Piece e cosa no? Di sicuro non la longevità. Quella direi che un po' a nessuno. Dai, che cacchio, siamo solo a quanto? 60%. Dell'opera. Esatto. 60. Mi viene da piangere, onestamente, a pensarci. Vabbè. Io mi immagino che poi tipo finisce proprio alla easy, così di botto. Oh, no. Per diventare dei pirati, basta. Per il fine deve dargli il tesoro a Luffy, sennò è un macello. Non ha senso. Sì. O a suo punto dura l'infinito. No, a suo punto dura l'infinito, però gli dà il tesoro alla fine, o sennò niente, cioè.
No, se no non ha proprio senso in generale, cioè... No. Tutte queste saghe, queste storie incredibili, bla bla bla. Sì, perché è fortissimo, cioè One Piece ha qualsiasi cosa dentro come storia. Il problema però è che gli devi dare un senso. Ok, questo sì, mi sa che pensa di aver... La mia storia preferita. 11, ok. Sì, dimmi. Anche quella di Nami. Quella di Nami sì, è molto bella. È stupendo. Niente, come niente, Marco? Mi è piaciuto dietro di One Piece, va bene. Sempre molto fine il signor Marx. Però qui se non ha un'altra UE vinco. Chiaro, secco, conciso. Conciso, sì sì. Circonciso anche. Ma no. Conte il signor Pesso sto giocando. Signor Pesso, lei mi sta sulle balle. Pesto? Il signor Pesso si chiama questo qui. Gioca i... il suo amico che è Mister Suo, cioè... Ma era brutta questa però. Ma era tanto brutta, cioè... Era, questa era tanto brutta. Ma tanto proprio. Non sarà mai peggio del mio Open, sappi. Open, porca troia. No, lo stare dietro all'Open, vi diamo un attimo di tempo per affezionarvi, per poter chiedere che cos'è, perché esatto. Ancora ci conoscete poco, quindi sì, se no ci prendete per pazzi, quindi beh, lei più che altro, mica io. Lei, io non c'entro un cazzo, l'ha inventato lei, giuro. Oh, qua si refulla la board, beh, mi sa che comunque allo stremo vince sto stronzo, perché comunque rievoca di nuovo il Void Lord, quindi... qua questo qui alla lunga vince, abbiamo un 8 danni face così, non abbiamo AoE con questo deck, dobbiamo toglierli più board possibile e passiamo il turno. Purtroppo alla lunga può tranquillamente vincere, noi abbiamo sempre di Van Favor, quindi ok. Adesso le perderò tutte, per davvero, cioè io che confidavo nei miei Murloc e le perdiamo. Come funziona questa cosa? Solo perché è tuo open? Ma adesso tanto si refull, quindi devi iniziare a mangiare gente. Gnam. Ma sì, ma tanto, Marx, siamo più per il discorso talk, perché se sto fermo solo aspettando di parlare è un po' troppo difficile. Preferisco tenere sottofondo un gioco. Dai, parliamo delle scene extra degli ultimi giri di Cantagliato. Dicele tu. Sono belle, sono brutte, c'hanno senso, non c'hanno senso. Mi sta già stufando questo qui. No, io non lo so perché non l'ho visto. Vorrei tagliare le vene da quanto sono brutte. Ah, perfetto, hai già risposto, ottimo. Buono così, non lo so, Max. Perché guarda, io ho sentito anche, vabbè, mio fratello è andato anche a vederlo. E cioè, come il primo fa, ho detto no. Basta. Solo questo mi ha detto no. Com'è? No. A posto. Dai, dammi carte. Un altro Devian Favor, una benedizione divina. Yeah. E fornisce provocazioni servitori? Serio? Ma allora la possiamo comunque portare a casa. Attenzione. Attenzione, plot twist. Il Murloc Pala che va a giocare in late contro un Warlock Control. Con un Control Rin alla fine, perché Rin la sta giocando adesso. Taunt a tutti. E attenzione, possiamo vincere. Attenzione. Perché comunque solo la benedizione tanto mi fa vincere. Scusami, voglio sapere se sono davvero tanto chi, tanto chi, tanto chi? Brutto. Chi dona? Texa che duba un euro! Oh! Ness. Mi sei mancato tanto, minore 3. E dice mi sei mancato tanto, minore 3. Grazie Texa, come va? Grazie mille della donation. Grazie mille. Le impiegheremo per comprare Nio. C'è sempre quel donation goal, ragazzi, quindi... E non finirà mai. Sì, caro, tu puoi mangiare quello che vuoi, ma ti ho spaccato la faccia comunque. I Murloc Pala non si battono, ragazzi. Eccolo lì che saluta. Ciao, lunga vita a Loranza, Texa. E lui dice, ma io ho fatto. C'ho la benedizione divina. Ma con la faccia. Io risento tutto il mondo di suggi tutti i servitori. Aiuto. Attenzione, Nem fa brutto. Minchia, adesso, ma guarda come li faccio brutto, così. 6-6, face, e io sono 24 di vita. Sì, Parks, i miei Murloc sono ritornati. Murloc is back. I mazzi kank. Cioè, è quello lì che avevo contro, era il contro Rinda, ragazzi, che è peggio. Però gli ho spaccato la faccia.
Grazie Divine Favor che mi ha ridato tutte le carte in mano, ma ovviamente va usato in quel modo. Modo? Texta, che ci racconti se hai letto ultimi manga, mi raccomando. Se anche rank 18, lasciami fare, Max, lasciami fare. No. Mi voglio godere i miei murlo, che lasciami godere i miei murlo. E invece no. Datemi Rikimaru. Dov'è Rikimaru di Overwatch? Lo voglio. Andiamo a prenderlo. E ovviamente siamo nell'ambito talk, hashtag NameTalk. Ovviamente se volete anche usarlo in chat, siete più che fichi. Se lo usate siete proprio dei nimeriani. E soprattutto se appunto avete letto manga. Comunque siamo nell'ambito manga stasera, o anche anime se volete in caso. Hai letto nulla di niente? Hai visto qualcosa di recente? Qualcosa da un nuovo season? E quant'altro? Però mi devi fare un botto di domande. Sono qui, c'è anche Iris, in caso mi aiuta lei. Se sono troppe svengo, esatto. C'è lei. No, minchia, Lord Hunter. Poi sono io che ho i mazzi cancro, eh. Cazzo, Lord Hunter. Dai, Lord ti spacco Hunter, la faccia. Quello dispari, mano. Iris. Ho detto il nome, sì. Comunque, è quello dispari, L'ha detto, basta, adesso si sconvolgono tutti. Cosa fa? Cosa sta facendo? Il coin è per il candelarco per tradarmi l'invoca mare. Questo è fortissimo, questo Chiara. Ma D&D allora, ancora. Uno non è il suo cazzo di D&D, è Pathfinder. E per ora non lo sappiamo perché abbiamo fatto... Come, dove minchia ero finito? Ho fatto una settimana di talk, pronto? Pronto, cioè io che sono sempre regolare qua, solo ieri non c'ero, ieri domenica, ho fatto solo talk. Non ti vedo più nelle mie live, e nel weekend ci avrei anche un po' da fare io, leggermente, però ci sono, cioè, non ho fatto ieri domenica, ma ho fatto una settimana di talk praticamente, Texa. E Pathfinder comunque si chiama, e non so se lo faremo. Ora come ora siamo impegnati in altre robe, dato che ieri abbiamo fatto anche una riunione abbastanza seria sullo Space Variety e abbiamo sistemato delle politiche e alcune cose. Il problema è che tu appunto non c'hai sto cazzo di cellulare per essere connesso con noi, per sapere se cosa da WhatsApp, perché noi stiamo facendo tutto da questo punto di vista. Ci stiamo muovendo, è arrivata anche una nuova componente del gruppo Space Variety, quindi noi comunque stiamo facendo le cose, ci stiamo organizzando. Per Pathfinder arriverà molto dopo. Forse in estate, adesso dobbiamo vedere, perché abbiamo mille cose da gestire. E non ti vedi in live, come non mi hai visto in live? Ho fatto una settimana di talk, 2 ore a testa, da settimana scorsa che lo faccio. Ha voglia? Dovevo finire, sono qua. Ora ho il telefono e ti invio. Sì. Yeah. E allora dici? Sì, però che palle, cioè, questo qui già mi ha battuto così. Che palle. Vabbè che ho avuto una curva di merda, non ho Murloc praticamente. E lui ovviamente va face, hero power, e vabbè. E le politiche, sì, Marx. No, per davvero. Per alcune cose di gestione le stiamo facendo serie. È impossibile, Texa, io le ho fatte le live, controlla. Ma è arrivata anche la gnagna nella Space Party. La gnagna c'è sempre stata perché c'è sempre Iris come gnagna. Quindi lascia fare. E anche Rain. C'è anche Reina comunque. Cioè fin dall'inizio ci sono sempre loro due come ragazze. Adesso c'è proprio una streamer chiamata Valkyria93 che se volete andate a followare. Ed è una streamer, una signorina, sì. Possibile, Texa, comunque. Io ho fatto live, cioè sono qui ogni giorno. E ho perso ovviamente contro l'Anterod. Tra l'altro ce l'ho anch'io, ma a me non gira così bene come sti stronzi, quindi evito anche di usarlo perché non è che mi fa impazzire. Voglio provare i Murloc. Voglio continuare a provare i miei Murloc. Ovviamente siamo appunto nell'ambito hashtag NameTalk. Mi raccomando, se volete chiacchierare quant'altro, non esitate, non basatevi troppo sul gioco per tenere qualcosa di sfondo. Se no lo chiudo e ritorniamo in RL. Per me è uguale. È giusto per tenere qualcosa di sfondo. Perché magari può essere un... Perché fare il talk con una schermata non posso, non ce l'ho. Ti segno come si gioca Hunter se vuoi. Marx in teoria lo saprei. Il problema è che mi stufa. Cioè, preferisco il Pally. Il Pala forse è la mia classe preferita. Cioè, era stato un Hunter. Però mi piaceva il Power of the Beast. Cioè, usare le bestie. Diventato in quel modo non mi piace più. Eh sì. Mi piace più in quel modo, purtroppo. Mi stufa da giocare. Comunque mi fa piacere, Texa, che ti sono mancato. Aia. Ok. Questo sax che saxeggia, intanto. Io volevo vedere se non saxeggiava. Se clarinettava era un po' un problema. Suoni clarinetti ci sono.
Lo so, un sax che clarinetta non... ma fa ridere. Sto facendo hero power per coin per fare un 2-3. Ah no, geyser di fiamma, attenzione. Che aggro questo mage, che aggro. Provocazione. Non mi permetta di insistere per i passeggeri. Io sto notando che comunque c'è una vera madonna. Bravo Marquez. Comunque Tex ha controllo, cioè, per le cose delle notifiche. Non ti affidare su Twitch, cioè, io i miei orari li ho sempre detti, ragazzi, eh. Non ti affidare alle notifiche di Twitch per venire live. Se sai che stima a quegli orari, vieni a quell'orario. Però non si combina niente qua. Anche perché i miei orari non sono cambiati, quindi... Meno male sono sempre gli stessi. No, più che altro perché Twitch dà problemi per le notifiche. Anche i sub che dovrebbero avere la precedenza può dare problemi. E vi ricordo, se volete, vi potete subare per avere in esclusiva la fantastica emote e anche farlo tranquillamente col Prime gratis. Ah già, ma Twitch mi dava tutti i canali offline. Però ci sono io perché sono fico. Cosa ridi tu? Cosa ridi tu? Niente. Andiamo in giro? No. Ti caccio dalla live, Fuori di qui. Dai! La sposto, adesso la sposto. Ma come risposti? Ok, Texa, grazie di avermi iscritto in privato per il number, dopo lo faccio. Così possiamo riaverti. Io sono qui, Marquez. Dava tutti offline, io invece sono qui. Ce l'abbiamo già. Abbiamo la collector. Sì, noi ragazzi, l'unica cosa che vi possiamo dire è che purtroppo non porteremo quasi mai, almeno fino adesso, finché non avremo modo di farlo, giochi al day one, proprio perché appunto non abbiamo la possibilità. Ma noi tutte queste cose qui le abbiamo già. Tutto ma non God of War. Solo sei salito a bronzo 2, bravissimo, facendo sempre il support. Comunque sì, ce l'abbiamo, noi li prendiamo al day one, prenotazioni le abbiamo tutte, semplicemente non le vedete mai al day one in live, o non le vedete in live perché non abbiamo modo di poter streamare queste cose. In questo momento sono solo io esclusivamente da PC, quindi vi beccate questi giochi qua, magari riprendo un po' con le serie in base alla vostra disponibilità di presenza, io mi baso molto su come vanno le live per dire ok, faccio questo, faccio quest'altro. Perché siccome ancora non c'è questa grande base di live, non mi metto a fare cosa, come si chiama? A fare tantissime robe. Vediamo di nuovo tanto i servitori. Facciamo così e passiamo il turno. Però c'è da dire che il nuovo God of War è molto diverso rispetto. Ne parleremo quando lo avremo tra le mani. Perché purtroppo vederlo e farsi un'idea è troppo relativo. No, sì, ma intendo dire se seguendo anche magari leggendo riviste robe simili. È solo questo che sì, non è solo. Sì, Marx, perché? Solo guerriglia, diciamo. Mm-hmm. Sì, Max, è comunque un giorno come un altro. Magari il 25, sai. No, ho sbagliato il trade, puttana. Perché hai hittato il Kalimos? Minchia che nervi, avevo fatto così. Sennò facevo Tarim. Vabbè, fa niente. Sì, Marx, tu c'hai tutti i tuoi gusti e vabbè. Noi siamo grandi affezionati della saga. L'ho portato anche in live, c'eri, quindi... Stai buono. Meglio, gioco top, dato che... No, Tex, non gioco più all'olio. Sì, ma ne sarebbe festa, eh. I bambinetti che dicono, io domani se è festa allora non streamiamo. Cazzo vuol dire? Cerco di essere il più costante possibile. Questo cos'è che fa? Quando peschi un servitore, ne metto una copia nella tua mano. Ah, vabbè. Sai come triggerarti? Beh, sì. Perché a noi piace God of War. Comunque capisco, Tex, ma è normale che tu ti sia dovuto spostare dal support per cagliare il game e per fare la cosa giusta. È normale, anche io infatti come giungo, ma io non tocco League of Legends da 2 mesi. Non mi interessa più. Infatti non lo porto né live, né è una cosa anche che tocco offline. Cioè 2 mesi che proprio non lo apro. Vabbè, questo mi trovo tra board. Ma anche in generale non mi interessa. Faccio fatica.
Anche il fare a cazzo lo sto facendo giusto per le live, non è che me ne frega qualcosa, io a me interessa più parlare. Perché purtroppo, per come la sto vedendo, come vanno le cose... Non ho niente, non ho neanche Fever Divine. Massimo dopo cambiamo deck. Tanto c'ho gli altri pala nuovi. Lo so, Marx, lo so. Ma forse Lod. Vediamo un po'. E questo può farmi... Sì, ma tranquillamente sto deck mi countera. Mi countera. E vai con Ice Concede. Ok. Ok, andiamo avanti. Ci volevo credere di Murloc, però purtroppo con le carte nuove, cioè quella legendary di cosa è troppo forte. Poi c'è il corvo che dalle magie ti dà roba, no? Troppo casino. Come preferisci, Texa? Buono streaming in caso. Esatto, buona live. Ah, buono il gufo, così stoppo il suo corvo. Ah, basta mage però questi rank. Dovrebbe essere un po' più facile rankare sti rank con certi deck, però no. C'è ritardo di 2 anni, lo so, lo so. Ma li giocavo già l'anno scorso, andavano più che bene. Ma io infatti volevo proporre un mazzo wild con il Baku, ma non so come worka, perché in dispari mi sa che mi tengo solo l'invoca mare, l'inquisitore, il condottiero, la carta nuova che può essere sia un murlo che un drago, eccetera. Ma ovviamente era tanto per provare. Sì, ha praticamente 4 classi insieme. Ed è molto forte. Sì. E tra l'altro ce l'ho durata epica. Ce l'ho durata quella carta. È uno super. È stato un super sbustamento allora. Oddio, mica tanto. Poche leggendarie su quello che dovevo trovare. Ah, ti capì. Ah sì, comunque lo provavo just for fun. Dorara, sì, leggendo rara. Rara Dorara. Che carta spaziale. Basta. Va bene. Scusa, mi è venuto in mente Doraemon. Doraemon è bello. Ma non l'ho preso Doraemon a proposito. Non l'ho preso perché quelli a colori. Voglio l'altra versione. Super sbustamento, sì, finito Mario. Sì. Sì, Marx. Purtroppo sì. Andiamo di taunt perché sto già rompendo le balle. Sto signorino. Tyrion tutta la vita perché tanto ce l'ho nel deck. Cioè no, non ce l'ho nel deck perché è dispari, quindi una carta pari è sempre più comodo. È un Lannister. Non ti parlo mai più. Dai! Lo sai benissimo che è bello Game. Purtroppo sì. Eh sì? Purtroppo sì. E lo devi ancora vedere. Cosa dici? Tu lo impari? No, lo devi vedere lo stesso. Devi rivedere ancora. Quali, Marx? Quelle nuove? Quello di Bosco Teto hai trovato? Io non mi ricordo cosa ho trovato del druido decente. Solo quello di Trent in mano. Una persona di nome Trent, probabilmente. Lol. Mi dicevano che la Roma ci volevano credere. Sì, sì. 4-0 stanno prendendo. Sì, sì. La Roma è proprio forte. Sì, sì. Fortissima proprio. Infatti mi hanno detto, ma no, ma sai com'è la Roma qua? No? Sì, sì. Come prima quando dicevamo che... Preferivi non trovarle. Sì, certo, come no? Ma ti pare? Gli italiani non possono vincere un cazzo fuori dall'Italia. Vabbè, mi spiace, Marx, non preferivi non trovarle. Io non riesco ad essere così abbastanza critico su coso perché... Boh, non sto trovando grandi risvolti nel gioco, né ho persone che mi seguono per esso, quindi non mi cambia molto, diciamo. Tanto lo so che non c'è blocco di ghiaccio, cretino, siamo in standard. Avvena al contrario, e l'altra che tocca per la carpa fa diventare una 10-10-10 mana. Ah, ho capito. Aviano presente, sì.
Avete la putumena nel cuore, mi spiace. A me frega un cazzo. Tanto per fare le citazioni, vero? Boh. Onestamente prima mi ero fermata il tipo che aveva segnato il 1-0. Io poi mi ero fermata lì. E mi ero per la partita attuale. Mi si sente bassa? Un po' lo sono. Va bene, belle queste live, eh? Dai! Domani non esco, proprio voglio. Ma dai! No, fai tu, non ce la voglio. Mi serve una mano? Va bene, Marx, se vuoi. Se mi aiuta a portare gente, va bene. In realtà volevo fare talk un po' così, però vedo che... non c'ho gente. Chissà come mai. Vabbè, ma questa gente non è giusto. Se vuoi fare un game, Marx, a me va bene. Non c'ho problema. Tanto, ripeto, è solo uno sfondo. Mi fai vincere, per quello. L'altra volta ho vinto, però. L'altra volta ho vinto. Vabbè. Tanto per citare, giusto? Ci sei tu? Lo so, Marx, però... Cioè, capisci che non posso fare quello che vorrei, lo sai. Viene un po' difficile. Anche infatti per quello, anche in uno stream non so cosa proporre come contenuto, perché non so dire... Ma non ti preoccupare che mi fai vincere, giocatela. Tanto a me non me ne sbatto di HS. Per fare qualcosa. Perché non so nemmeno se dire domani prendo faccio Batman, perché se poi dopo non me lo caga nessuno, che cazzo faccio Batman? Sono impantanato. Non lo so. Qualcosa che non quadra. Vorrei un po' bloccato. Sì, vorrei fare qualche serie decente. Vorrei fare HS Overwatch, a me stufa. Sinceramente, mi piacciono un botto, ma farli per avere gente mi stufa da morire. Non riesco. Non riesco a rankare e quindi allora per il pubblico non è bello. E a me non più di tanto vi rompo. Cioè, non posso fare quello. Ah, fermato la live, dice Marx, per non gostare. Per me è uguale, anche se mi ghost. Cioè, io per esempio, se guardo le tue carte non saprei comunque come vincere, quindi fai tu. Ma sì, è un amichevole. No, non mi dire che c'è il Kingsman Rogue, Marx, dai, che palle. Marx, ti riporto se c'è quel deck. No, il Kingsman Rogue no, dai. È tanto forte. Sì, quello lì. Più che altro perché la lama è infinita. La può sempre recuperare, ci può fare quello che vuole. Potrei farlo anch'io quel deck. Perché la Kingsman... Sì, l'arma ce l'ho per farlo. Il problema è che mi manca il resto. Mancano un po' di carte. Però è molto forte. Adesso gli dovrebbe dare furto vitale e potenziamento. Quindi una volta che la distrugge la può ripescare. Infatti, furto vitale. Ecco, furto vitale non mi ricordo se ce l'ho. Non l'hai messo nel... Va bene, Baro, grazie. Regali bite, dice culo, grazie, Baru. Giustamente. Come va? Come stai? Cosa racconti, Baru? Facendo HS tanto per perdere tempo. So che non si dovrebbe fare, però. In realtà è tanto per chiacchierare di manga, di quant'altro. Se mi lago tutto anche il cielo, rimango in lurk e ritorno a lurkare. Va bene, Baro, grazie. So che non stai tanto bene, riprenditi. Prendi tante medicine, sei a posto. Sì.
Come sono le carte che hai preso? Cosa? Dico, le carte che hai preso non sono male. Sì. O no? Diciamo che la maggior parte le ho craftate. Non mi mancava molto. Ho craftato Gen Manto Grigio per finire l'Even Pala. Poi ho anche Lod perché avevo sbustato di mio coso. Ho sbustato di mio Baku. Quindi comunque metà deck c'era. Mancavano 3-4 carte. No, ma le carte nuove sono anche belle. Il problema è i deck, che non è che... non mi fanno impazzire, diciamo, come meccanica. Anche perché il Warrior, ad esempio, è vecchissimo. Cioè, il Quest Warrior si parla di un Goro di un anno fa. Quindi non ha una meccanica nuova, è sempre quello. L'Hunter è sempre uguale, quindi non cambia mai. Il Pala, giocarlo Even, effettivamente è più divertente perché ha un po' più di risposte. Però, bene o male, è sempre lì. Non è che cambia così tanto. Carica. Cosa sto facendo? Sto guardando chi lancia le cose con la balestra. Ah. Con la balestra, con la catapulta, scusate. Mi sono sconfuso. Vabbè, dai. Vediamo se riusciamo a tardargli la board e dare le mazzate a questo Marx con i Kingsbane Rogue. Però che non sta usando la Kingsbane, non ho capito perché. Non sta riuscendo a prenderla in mano. Perché piccolo, così... alla lunga così lo spacco, cioè... A livello di danni vinco io. Adesso mi dà anche un po' di armor. E sono ancora full vita, lui è a 14. A livello di danno ce la faccio tranquillamente. Il problema è che non riesce a fare la combo della Kingsbane. E infatti devo usare scatto, perché se no non riesce a trovarla. Io mi sa che vado a... Non mi ricordo se c'ho Destriero Errante e Tauntwill, il signorino qui dell'Arbor. Ok, mi toglie board. Oh, peccato. Niente, allora facciamo così. Questo qui ce lo trada così. Mettiamo Gen. Tradiamo lui comunque per avere ball, cioè per avere arbor. Poi al turno dopo se lo potenziamo è vinto il game, perché facciamo 13 danni, lui rimane ad 1. Basta una consecration ed è vinta. Anzi, al turno dopo è vinta perché abbiamo consecration, quindi mi sa che il nostro povero Marx penso che non possa fare granché, a meno che non buffa a livelli incredibili la Kingsbane. E la Madonna, così in un turno praticamente. Potrebbe farlo, se ha le carte in mano potrebbe dargli i potenziamenti. Sì. Il problema è che forse magari li mancano. Io in un turno ho vinto, ma sono lethal. Perché ho la benedizione e consecration, quindi comunque ho vinto. Mi sta pensando. Sì. Possiamo immaginare che lancio in questo turno costa 3 in meno, ok. Vediamo se è un buff. No, pesco ulteriormente, quindi mi sa che non ha niente. Barks però non sa che... Io non ho lato attacco 2, ok, va a fare il refull, va bene. Quanto recupera? Sempre 14. Noi li facciamo complessivamente massimo 12 danni. E però rimane sempre con 2 comunque. Tanto perché vogliamo trollare. Come così gli lasciamo solo 2 di vita. Cosa che probabilmente non si può più recuperare, perché anche se usa l'arma per recuperare vita su uno... Non riesce. Questo forse non se lo aspettava. Quindi non può farlo? No, può farlo, però comunque un'altra consecration in mano che gli fa altri 2 danni in più o un minion da 19. Quindi comunque non ha grandi possibilità per vincere. A meno che non c'ha la Villerba per shottarmi Gen. No, perché se sta tradando non ce l'ha, e infatti ha perso. Ha recuperato 2 di vita. Usa Valera per rendersi immune, ok. Quindi un turno si salva il nostro Marx. Però noi al turno dopo mettiamo praticamente Tyrion, così in caso anche che ci rompa Tyrion abbiamo comunque l'arma. Oh, agente dell'IR scartato. Fa tornare tutti i servitori della mano di chi li controlla, la mossa migliore che potesse fare. E con questo si salva un altro turno. Adesso dovrebbe iniziare a giocare Leta, a sdoppiare le carte. Ma noi comunque abbiamo Tyrion. Quindi comunque se me lo rompe c'ho comunque l'arma da 5-3. Vediamo se riesco a farcela. E quindi strong. Devo vedere se riesco. Vediamo se riesco. Perché io rimetto. Mettiamo lui. Ok, va 8 di vita.
Evoco uno dei suoi ragni, va bene. Il problema è che non so come possa far fuori Tyrion decentemente, perché mi sa che il suo deck... Non so se gioca la Vilerba. Non gioca il dottore per dargli veleno? In ogni caso comunque c'ho la spada. C'ho comunque 5, 2, 7 di danni. Ventello di lame. Ok, mette board. Per adesso... Vince la Sido. Vediamo. Giusto? Ma a livello così sì, però non è detto. Cioè, adesso lui può giocare tranquillamente late e può fare quello che vuole. E probabilmente può vincere anche. No, ma aspettavo giocasse Valera. Pensavo di farlo fuori prima. Ok, forse ce la può fare. Vediamo. No. Può tranquillamente vincerlo. Perché si recupera vita con l'arma. Il rogue è molto più strategico di qualsiasi altro deck. È quello più complesso da usare perché richiede molta più... la melma dovevo averla in mano. Se l'avevo in mano li facevo sprecare un turno. Peccato, cacchio. Non lo so, mi sa che vince. La combo col Faldore è fortissimo. Tanto basta che si sdoppia carte e... Vabbè, ha vinto lui, mi sa. Ha vinto tecnicamente lui. Bene, bene. Quindi il suo deck non funziona contro una pippa. Metta 4, 8, 12, 16, 21, 21, 23. Vabbè, Marx, ti faccio vincere perché tanto non ha senso. Qua si è finito le carte. Ho finito le carte. Non ho capito comunque la pescata, sinceramente. Come? Non ho capito. Evoco il ragno 4-4, pesco una carta. Non pesco. Cioè, ma lui ha passato. Cioè, era il suo turno e ha pescato 7 carte. Io non ho capito. Appunto. Non ho capito. Oh, vabbè. Tanto vinceva lui, ovviamente. Già. Anche quando uno si prepara un deck, a quanto pare, vince. Va bene. Lui crede di morire e di vedere la Madonna. Invece dice: è la Madonna! Ciao Lormo. Intanto non è un talk, non un gameplay. Ah, si è bloccata la chat della CL. Bene, quindi torna a bloccarsi. Come no, va Lormo? Non ho capito il. Non intanto era un talk, non un gameplay. Non ho capito. E sto tenendo di sottofondo Erson perché.
altro non posso fare. Anche se tolgo Erson, non, nessuno viene. Diventa un po' più complicato fare il talk. Non siete abbastanza per venire a farmi parlare. Ci vorrebbero un po' più persone costanti. Ma io non ho capito, Marx, comunque il fatto che hai pescato 7 carte. Cioè, erano tutte di fila per metterle in campo. Tu una volta che la peschi automaticamente vai avanti, non è che peschi una e si ferma, perché è buggata quella roba, allora. È stato disconnesso al servizio di gioco di Erson, va bene? Ah, non sono arrabbiato comunque, che tanto era ovvio che... Era abbastanza ovvio che perdessi, potevo farcela nei primi minuti, poi ho visto che la cosa stava andando avanti, ho detto ho visto che non potevo vincerla, quindi me l'aspettavo. Comunque l'ormo come va? Potrebbe esserci ancora, perché purtroppo la chat si è bloccata, ovviamente. Quindi ritorno a bloccarsi la chat su Cell. Ma si bloccava anche prima? No, prima non si era bloccata, cioè aveva... C'è stato un momento in cui... Se la peschi ti fa pescare ancora, che stronzata. Non ha senso che la peschi, vai avanti. Una volta basta. Che senso ha? Oh, vabbè. Infatti appena ho visto il Kingsman e Rogue ho detto ecco. Era ovvio che perdessi, ma vabbè. Funziona così. Immagino, funziona male, ma funziona. Per quello non ho grandi speranze a rankare su HS. Perché a quanto pare c'è sempre qualcosa che non so. E che non mi adatto. Perché anche quando gioco off stream ne vinco una, ne perdo 7. Mi scazza. Vabbè, l'orma immagino sia andato via. Bene così. Talk che posso fare se non c'è nessuno. Se tolgo la schermata faccio IRL. Parlo di 60.000 robe e non c'è nessuno, è un po' complicato. Anche prima stavo mixando, poteva essere una roba interessante. Penso di non farlo già mai più. Vedo che non è abbastanza interessante per farlo live, quindi i mixaggi si fermano qui. Non c'è nessuno, cosa devo fare? Stavo un po' stufando anche streamare, sinceramente. Non ho più la stessa voglia di prima. Non so che giochi portare, qualsiasi cosa che porto non va bene. C'è sempre qualcosa che non va. Ma quando mai? Non posso fare mai niente. Capito, Max, hai capito. Non lo sapevo. Devo di contrastarlo, ma a quanto pare no, quindi va bene così. Salvo potesse contrastare un minimo il mio deck, ma a quanto pare no. No, doveva darmelo qua il loop, almeno lo tradavo. Non ero un mazzo a caso, quasi il 60% di win rate. Mai detto a caso, è un Kingsman e Rogue, lo conosco più che bene, Marx. Volevo farmelo anch'io quel deck, semplicemente non ho tutte le carte. Non me ne mancano neanche tanto. Lo volevo fare anch'io quel deck, tecnicamente. Perché la leggendaria ce l'ho. No, non vincevo, Marx, non ce l'avevo. Non potevo fare niente. Ho cercato di contrastare il tutto, ma... Vabbè, ci ho provato. Non sono abbastanza bravo a quanto pare. Come su Overwatch. Sicuramente sei più bravo di me. Non ci vuole molto, però vabbè. Grazie. Non giochi mai, per forza. Almeno con un pad sono decente io. A PC la gente mi rema contro. Perché il PC è stronzo. Gente, stronzo diverso. Ma la gente lo è sempre. No. Sì, non ho detto niente, Marx, sul deck. Lo sapevo.
Dico solo che me lo aspettavo perché era un deck che mi contrastava tecnicamente, lo so bene. E quello infatti che quando l'ho visto ho detto, cazzo, c'è il Kingsman Rogue, sono sicuro di perdere, cioè lo so. Non è che mi aspetto di vincere sempre, anzi non mi aspetto mai di vincere ormai, quindi o meno uguale. Purtroppo va così. Ormai non saprei neanche cosa streamare, sinceramente. Non so se iniziare Batman, non so quanto possa fregare la gente. Vedo che c'è solo Marx che scrive. Vedo. Quando? L'ultima volta che hai fatto Batman. No. L'ho finito. Boh, penso ci fosse stato solo Marx, penso. Non so. Ovviamente qui devo prima scattare le Silver Hand per dare il buff a Lich King. Anche se una Silver Hand buffata non sarebbe male. Prima che ovviamente mi conviene fare questo lavoro qua. Che cosa fa Silver Hand? Silver Hand sono le 1-1, le pedine 1-1. Mm. Vediamo se riusciamo a battere anche uno shaman stupido. Mi piacciono un sacco per i campi da gioco. Anche a me piacciono. Ok, se li rimetti in mano. Bene, così probabilmente il prossimo turno è persa. Vediamo se con un Lich King 12-10 riesco a fare qualcosa. Dopo dovrebbe farlo ulteriormente con ambienizione e vincere, ma boh, non si sa mai. Eccolo lì. Freeze ovviamente. Roba vita. Va bene l'ormo, mi è ritrovato comunque. Passiamo alla musica. Come va l'ormo? Okay. Bene, bene, allora sono contento. Che si dice? Raccontaci qualcosa. Alcune volte risorgo dalle tenebre. Fai bene. Eh sì. Com'è che era l'altra volta? Le tenebre. Le tenebre. Ebbene sì. Aeris non muore mai. Mancherebbe. Esatto. Questo non me lo aspettavo. Si è rifullato tutta la vita. Io ho usato la maggior parte delle mie carte forti. C'era una volta un cane. E poi cosa succede? Se succede qualcosa a quel Adri. Cane, piango. Ciao Adri. Solo Nemmo, raccontaci una storia. Vai, parti. Ma se volete, ragazzi, siete presenti e tutto, si parla anche nei manga tecnicamente. Cioè, eravamo venuti, ne avevamo parlato prima, ho detto, facciamo un talk sui manga, magari esponiamo le ultime cose che abbiamo letto, se la gente interessa. Poi ho visto che non c'era nessuno, ho fatto il mixaggio del pezzo, che è un altro primo per i sub. Poi nella seconda parte ho detto faccio HS, perché vedo che non c'è nessuno, è un po' infattibile. E poi non sembra, non ho neanche tante idee di streaming, sinceramente, non so che giochi portare. Bellissimo questo. Papà Castoro, a me sembra un ornitorinco. Mi piacciono gli ornitorinchi a me, però. Sono bellissimi. Ah, sì? Ti ci vede in versione ornitorinco, no? Andiamo alla board così, vediamo se riusciamo a farcela.
Avete letto qualcosa di recente, di manga, di fumetti, quant'altro? Se no, boh, se volete chiedere a noi, ripeto, noi siamo qua. Se no, vabbè, si fa KS, si prova a rankare con quello che si ha. Vedete voi. Siamo al vostro servizio. Team Rocket. Rota Protoferito. Non so neanche se è streamabile Protoferito. Penso ci sia proprio la sezione su Twitch. Un po' difficile. Mi sta partendo adesso. Voglio vederlo Protoferito ancora una volta. Un po' difficile. Windows 10 non so neanche se c'è Protoferito. Non ho neanche mai aperto. Faccio un po' fatica. No, al massimo c'è... come si chiama? Freecell o... un'altra cosa. Non mi ricordo come si chiama. Ah sì, solitari. Facciamo così. Poi facciamo così. Vediamo tutto così. Abbiamo comunque una borda più grossa e boh, dopo spada d'argento potrebbe fare. Allora, Anem, dimmi. Alla Kat è piaciuto tanto il... Oltre le onde? Sì. È molto bello. Mi ha appena mandato un messaggio con scritto: oh mio Dio, è bellissimo. E io perché non ce l'ho i numeri di sta gente? Perché mai? Facciamo un gruppo solo nostro, non ho capito. Ma non può avere l'altro... non può avere l'altro maleficio su Tarim, però, Dio santo. Palle. Comunque dicevi, scusa. No, niente, che appunto gli è piaciuto tanto. Soprattutto per la tematica. Bello. Ah, dicevo, se appunto vogliamo creare un gruppo di WhatsApp, ma vabbè. Va bene, dai, allora dopo lo creo. Vabbè. Yes. Faccio l'admin. Basta. Cosa fai tu? L'admin. Va bene. Ti dice così, a quanto pare. Non sapevo io. Non conosco. Mi ha dato una spell completamente inutile, Liching. Ottimo, ottimo. Un buon modo per perdere. C'è la sezione minefield. Ah, quindi allora si fanno i grandi tornei di coso, eh? Non lo sapevo. C'è davvero un torneo di Prato Fiorito. Boh. Non so. Non frequento. Sì, ma non è possibile che lui ha 24 e io sono a 16. Questo deck è un level in pala che è fortissimo. Norma, scusate se non scrivo tanto. Qualche volta devo sdraiarmi per un problema alla schiena. Non ti preoccupare, Lord. Però vai tranquillo. E speriamo che tu risolva. Esatto. Soprattutto per la schiena. Ma perché mi hitta quello sbagliato? Ma ho indicato qui, ho indicato il... Ma dai. Un buon modo per perdere, dai. Quindi? Cosa? Oh, vedendo lui cosa sta facendo. Può fare tutto quello che vuole, a quanto pare mi sa che sono in mano sua. E io se anche uso la spada d'argento e buffo alla gente non so quanto riesco a reggere. Eccolo lì, se continua a refullare. Minchia che nervi su deck. Perché non riesco a fare niente? No, non è che sono un po' cazzato, è che... cercando di vedere come funziona qua la cosa. Sembra un po' troppo strano che tutti riescono ad avanzare così bene su HS e io no, è questo che un po' mi dà fastidio. Se c'è qualcosa ancora che non comprendo, ditemelo voi. Non sono arrabbiato, che volete far parlare di cose, ripeto, io parlo. Però se non c'è corrispondenza da parte vostra, non faccio i talk, è tutto qua. Non posso sbattermi per nulla, ecco. Cioè, bisogna pensare anche a quello che sia la gente chiede, sia quello che gli interessa. Non ti preoccupare, Lormo, so che stai male con la schiena, non ti preoccupare. Noi siamo qua, chiedeteci. Sì, perché sennò è inutile fare il talk per me. Ok, io direi che posso fare anche surrender perché ha tirato fuori ciccia zampa. Potrei fare anche sconsiglio e disinstallare a suo punto. Poi si sdoppia da solo, io sta cosa qui non l'ho capita. Se si sdoppia da solo. Come fa a sdoppiarsi? Non l'ho capito. Bah. Ah, perché evoca una copia di se stesso, ho capito. Sì,
Sì, cosa che dovrebbe fargli perdere tipo 3 km di tempo, ma... Guarda, guarda, tutto. E lui ha full vita, io ho 4. Ci sto credendo. Ci sto credendo. Perso. Bene. Uffi. Vuole di tempo per perdere, ok. Proviamo. Perché ti stai incazzando? Non so quale persone si incazzano così. Ecco qua che può sembrare un po' alterato, sono io. E ho tutti i motivi. Sì, no, questo è sicuro. No, stavo vedendo su l'ormoninzo. Vabbè, non ti preoccupare, l'ormo. Se devi andare perché ti fa male la schiena, non ti preoccupare. Cioè, vai pure. Non è un problema. Cioè, comunque sei passato. Comunque devi... Cioè, non stai bene. Inutile soffrirtelo. Tanto non sto facendo chissà cosa, anzi. Sono senza idee. Capire qual è il problema con questi deck. O non ho capito io. Che c'ho un deck completo. È un deck completo questo. Che è 60% di win rate. Però non riesco. No, l'ormo non bestemmiare. Anche se l'hai camuffato, non ti avvicinare a quelle brutte parole. No, ban. Non ci devono essere qui. Ah, è nelle regole, semplicemente. Sì, 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 infatti non è che... Guarda, aiutami tu piuttosto, se hai qualche consiglio. Lo so che è una questione di principio l'ormo, però non... Cioè, ci sono delle regole apposta, sia per regolamentare il canale, sia per Twitch in sé. Twitch non ammette determinate politiche in più... Divagheremo dal discorso. A me non è attinente. Ma voi siete dei lettori in generale? Perché non ho ancora capito. Almeno so Adri qualcosa legge. O no? Penso di no. Adri diceva che leggeva Topolino, ma non penso altro. E perlomeno la calcolatrice. Sì, l'ormo. Se effettivamente ti funziona così male, penso proprio di sì. Ovviamente. Penso proprio di sì. Se effettivamente funziona così male che non va la calcolatrice sul cellulare, penso sia doveroso. Sì. Ma poi dipende che tipo di telefono hai. Ecco, spreading plug. Non sono stato stupido a giocare contro. Non ragiono. Facciamo questo qua così e basta. Vediamo se... Solo quello, Adri. Non ti interessa leggere roba nuova? Perché abbiamo preso delle robe recenti che potremmo consigliarvi, però... Vedo, se per voi non è momento di parlare di queste robe qui, evitiamo, cioè evito io di fare talk, punto. Può essere anche l'ultima volta che faccio talk, eh.
Visto che 2 giorni è andato bene, se bisogna far così evito di farlo. Che tipo di libri, Adri? Comunque Topolino è bellissimo. Topolino è bello. Con questa cosa, sì sì. Soprattutto l'avventura di Paperoga. Paperoga è uno dei miei preferiti. Eh sì. Però se non sbaglio non ti eri annotato Blame, Adri. Non era lui? No, non era Adri, non c'era quando ho parlato di Blame. C'era Luca che però c'era prima, non penso abbia problemi di connessione. Sì. E poi basta. Poi era penso Rafa che non è qui. Sono sempre l'ormo con il profilo di mio fratello. Ah, ho capito l'ormo, vai tranquillo. Grazie del follow. Che succede? No, stavo recitando. Minaccia, io ascolto tutto. L'ormo, sì sì. Grazie anche del follow con l'altro canale. No, no, Andre, dicevo, cosa leggi? I libri? Cosa ti interessa? Adesso siamo... dovevamo parlare anche di musica, ripeto, ragazzi, a me non cambia niente. Posso parlarvi di tutto, dipende da voi. Cosa volete chiedermi? Tanto vedo che qui su HS si fa lo schifo. Comunque niente, per citare prima Blame è bellissimo, dovete leggerlo anche voi, è un obbligo. Blame è bello, sì. Sì, davvero tanto. Ma tu l'hai finito? Mi manca il 9. Finiscilo. Sì. Eh sì, perché appunto volevo finire, vabbè, 5 cm al secondo, come stavo detto prima. E poi sì, o finisco Blame o leggo Mix. Buono entrambi. Quale sta spedendo plug? Solo perché vuoi leggerlo tu, ammetti. Cosa? Mix. Sì. Combatterò. Alla battaglia. Allora, ma fatti controllare, non so come consigliarti. Se vedi che ti fa male troppo, è pronto soccorso, no? O prendi qualche antidolorifico, qualche antinfiammatorio. Attivati, cioè. Non stare fermo in live, cioè se ti fa male vai, cioè. Questo è il PC. Ti fa male, cioè fai qualcosa. Bisogna prendere decisioni urgenti. O se ti fa male comunque ti fa male, non è che... Sì, però se devi stare qui a soffrire... Esatto. Non cincischi, evadi piuttosto. Baffa tutti. Non batterò mai. Non so. Non ho ancora capito cosa mi manca da capire. Pure sembra strano. Boh, ma sono io che non ho capito qualcosa. Ecco, ho capito che quel deck fa quello, però cazzo, sono così stupido. Non riesco a contrastarlo in nessun modo, mi sembra un po' strano. Appunto. Fammi vedere intanto se è uscito qualcosa di nuovo di deck. Lorma, è inutile dire che dolore in chat, cioè se ti fa male vai. Lo dico per te, perché è inutile continuare a scriverci che dolore in chat, cioè... Cosa ci cambia noi a te? Ti fa male, risolvi. Trovo un modo. Appunto, perché dircelo non cambia niente, noi siamo comunque a streamare, cioè... Non posso fare niente da qua. Non so cosa dire. Possiamo chiamarti un'ambulanza? Un po' difficile, non sapendo dov'è. Poi ti ho detto, dacci l'indirizzo. È l'unica. Sì.
Ok. Non so se riesco, eh. Cosa? Non so se riesco a batterlo. Non so comunque, Adri, se gli è arrivata la domanda sui libri, se vuole condividere con me cosa legge, cosa mi interessa. Facci sapere. Noi attendiamo con ansia. Sono già quasi le 11, ho penso di ancora andare ancora avanti. Tu dopo invece leggerai, no? Non ho capito. Dopo leggerai. Tecnicamente. Cosa porta? Penso di finire 5 cm al secondo. Sono stato lì, vediamo se riesco a vincere almeno questa, perché boh, le sto perdendo tutte. Non mi va a genio. Vabbè, hai detto. Contro chi sei? Druido. Ok, ha vinto lui. Ha vinto lui. Che si fa? Non lo so. Vediamo se riesco a vincere qualcosa, sennò stacchiamo. Va bene, vediamo. Tanto non ha molto senso. Tifo, tifo, tifo. E non la malattia però. Adri, però è tanto, cioè volevo fare tutt'altro stasera tecnicamente, però boh, non so, ma penso che anche proprio no, perché dice non ti abbattono, non è che mi abbatto, che semplicemente non so cosa fare anche per lo stream, non so cosa, cioè domani non so cosa fare, che Erzo non riesco a rankare, Overwatch non riesco a rankare, e quindi allora giustamente è inutile seguirmi, faccio Batman non c'è nessuno, faccio retro gaming non c'è nessuno, non... Mi sta proprio stufando un po' venire in live senza idee. Perché vedo che non. La gente non c'è a prescindere, quindi boh. Non so cosa inventarmi, non so come. Come comportarmi su tutto. Ma la gente ti seguirebbe comunque, Adri, purtroppo. Cioè, per tua fortuna, purtroppo, nel senso che. Mi dispiace che appunto non è la connessione. Posso capirne il problema, perché anch'io ho avuto dei grandi problemi. Però almeno se fai HS tu lo fai bene e riesci ad andare avanti. Non è che faccio quello che voglio, Adri.
Sto cercando di venire incontro alle richieste. Cioè, io sto facendo per voi, cioè. Perché se mi mettevo con IRL a talk, nessuno mi cagava. Comunque. Cioè. Era per fare qualcosa. Perché prima ho mixato il pezzo e non c'è nessuno. Quindi. Non è che sono fortunato a fare quello che voglio. Neanche così tanto. E comunque vedo che bene o male è lì. Però vabbè, non mi preoccupate, non voglio lamentarvi con voi. Almeno è così. Ho provato. Dai, almeno uno qui. Ma uno qui, oh. Non vado neanche a dettare l'altro perché so cosa fare. Poi, il counter di Twitch che schizza 7 quando non è vero nulla. Prima mi sono perso un pezzo di chat, ma Adri non aveva risposto, giusto? No. Su cosa legge? No. Libri. No, no. Oh sì. No, no, non ha risposto. Comunque non vi preoccupate, inutile piangerci su, faccio questo e vado. Inutile darvi fastidio. Domani vediamo, se effettivamente ho voglia vengo, se no va bene così. Io non so cosa inventarmi, non ho idea. Non so proprio cosa portare live perché non riesco. Quindi vabbè, scusate per i problemi. Va bene, me l'ho lasciata vincere, io appunto la chiuderei comunque. Quindi grazie comunque che è venuto oggi e sentiamo prossimamente quando capita. Quindi ciao a tutti. Agatha Christie e Gianni in generale. Leggiti Sherlock Holmes. Leggiti Sherlock Holmes, Adri, perché potrebbe darti tanto. Se poi se vuoi leggere anche Jeffrey Deaver e Poliziesco e quant'altro. Alice nel Paese delle Meraviglie è molto bello. Ma hanno fatto una riedizione in generale? O proprio... Ma penso che si trova tranquillamente. Ah, ok. Se no è bello anche Sleeping Beauty di King. Anche se non c'entra niente col giallo, se chiaro. Vabbè, allora niente. Ci sentiamo quando capito. Ciao a tutti. Ciao.